Grazie colleghi di Udine, buonasera a tutti dalla redazione Alto Adriatico. Allora, il primo ospite di oggi, vedete vicino a me, Stefano Valdegamberi, consigliere regionale dell'UDC del Veneto. Un altro problema scottante, allora, la tassazione nei confronti della Chiesa. Diciamo che spesso si dice appunto realtà controllate dalla Chiesa che poi svolgono attività commerciali, non pagano le tasse come le altre attività concorrenti private. Ma innanzitutto dobbiamo sapere quello che diciamo quando parliamo di queste cose. Purtroppo molto spesso partono dei network come Facebook dove partono messaggi fuorvianti, errati e non veritieri. E mi riferisco all'attività commerciale. Attività commerciali svolte da chiunque sono sottoposte al regime delle attività commerciali, pagano le tasse indipendentemente dal soggetto che le svolge, sia esso chiesa cattolica o chi per esso, o sia esso una società privata, alberghiera. Se uno fa un'attività commerciale è soggetta a, deve pagare le tasse. Se uno invece attività senza fini di lucro, istituzionali senza fini di lucro, e queste sono attività nell'ambito assistenziale, nell'ambito della solidarietà, nell'ambito della beneficenza, queste sono esenti da certi tipi di tasse, sia esse siano realizzate dalla Chiesa Cattolica o da istituzioni della Chiesa Cattolica, come se siano realizzate anche da istituzioni di carattere privato o laico. Quindi non c'è nessuna status, diciamo, di privilegio per la Chiesa. Semmai sarà di valutare se in qualche caso magari viene abusato, non so, viene fatto attività di alberghiera. Per esempio, a Roma si possono andare tranquillamente, si può andare a passare la notte, insomma, in degli alberghi, che di fatto sono degli alberghi a tutti gli effetti, nei quali si paga anche molto di meno, quindi chiaramente per l'utente è un vantaggio. Però questo perché appunto ci sono questi privilegi fiscali. Io non conosco. Questo me l'hanno detto persone anche molto lontane dall'ambito. Io non conosco di questi alberghi, per esempio nel Veneto non conosco di questi alberghi, se non conosco semmai le congregazioni religiose. Soprattutto a Roma. Per un motivo di spiritualità, per un motivo di un ritiro, uno accolgono le persone, ma però per scopi ben diversi. E conosco anche invece molte attività che vengono svolte dalla Chiesa, penso alla Caritas, la San Vincenzo, tutte le opere assistenziali che ci sono, e molto spesso vengono fatte, anzi quasi sempre, in supplenza allo Stato. Quindi dove lo Stato non arriva, spesso arriva la Chiesa a dare risposte ai bisogni dei cittadini. Quindi ora cosa facciamo? Tassiamo con l'ICI le messe della Caritas o del San Vincenzo? Tassiamo con l'ICI le case di accoglienza delle ragazze madri? Cioè, cosa facciamo? È questo che vogliamo tassare? Tassiamo con l'ICI le chiese o il patrimonio le cattedrali che sono che attraggono turismo, pensiamo anche nel Veneto, che attraggono turismo da tutto il mondo, e quindi di questo turismo beneficia più che la chiesa, beneficiano i cittadini privati, le attività commerciali, il territorio. Cioè, io credo che dobbiamo porsi un po' meno demagogia e usare un po' più di intelligenza e di buonsenso valutare queste questioni. È facile fare facile demagogia, facile campagna, però dando informazioni parziali e tendenziose. Le informazioni vanno date tutte complete perché uno si possa fare l'idea che lo Stato italiano è molto più di ciò che ricava grazie alla presenza della Chiesa in termini educativo, in termini di valori, in termini di senso etico della vita, e in termini anche di assistenza ai più bisognosi, in termini di aiuto alle famiglie, di istruzione, formazione e quant'altro. È molto più quello che ricava rispetto a quello che magari dà come qualche piccolo beneficio. Allora, io ringrazio il consigliere Valdegamberi. Vorrei però dire che certi servizi comunque si potrebbero mettere anche, diciamo, in gara d'appalto a un certo punto. Non andrebbe nessuno a partecipare alla gara. Ma guardi, di solito la Chiesa Cattolica fa dei servizi che nessuno vuole, che anche se uno appalta un servizio a costo zero, gratuitamente, l'asta va deserta, perché non si appaltano servizi che hanno valore economico. Quando credo che molto spesso a portare nella messa dei frati del Barana, penso certo, in città Verona, dove vengono dati pasti caldi e c'è una differenza, che i frati del Brana danno un pasto caldo gratis e non chiedono niente di compenso al comune, alla collettività. La cooperativa da qualcuno si fa pagare, e dallo Stato, quindi dai cittadini. Da qualcuno che può dare alla cooperativa. E da qualcuno, quindi con le tasse, con i cittadini. Allora, non mortifichiamo chi fa volontariato in Italia, non accusiamo chi fa volontariato, invece cerchiamo di dare spazio al principio di sussidiarietà, e dando il giusto riconoscimento a tutte quelle associazioni, movimenti all'interno della Chiesa che aiutano a molte persone e portano aiuto proprio in quei casi in cui lo Stato è assente.
Io ringrazio il consigliere Valdegamberi, che avremo sicuramente molto presto nuovamente nostro ospite.